mercato ittico però che ha avuto le sue innovazioni, soprattutto nel 1964, quando fu istituita, messa in azione l'asta automatica, che qui è bene dire quello che raccontai, forse per voi è qualcosa di originale, per me, sa, figlio di commerciante di pesce, è solo per ricordo. E cioè prima si andava la voce, nel senso che il commissionario, l'astatore, la merce era tutta giù per terra, nelle cassette, eccetera, prendeva un valore, per esempio 100. Allora a quei tempi si andava con i paoli, che erano 50 centesimi, le lire, e le 5 lire, che erano d'argento, che ci avevano, se ci avete ancora i genitori, potete chiedere, veniva chiamato il piccione perché c'era un'aquila raffigurata. Ebbene, 100 cominciava a scalare, e 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, fino a che un commerciante non diceva, lo diceva in sammanettese, pei, prendo io. E a volte capitava che contemporaneamente c'era un po' di discussione, ma poi, secondo la merce e la qualità, e anche secondo l'indirizzo commerciale di quel commerciante, non so, fosse stata una partita di merluzzi, avevano ricevuto telefonate che su magari a Venezia i merluzzi andavano bene. È logico che ci teneva a poter acquistarlo, se no si mettevano d'accordo, magari facevano la conta a chi dei due dovesse toccare. Ecco. E successivamente c'è stato questo progresso continuo fino a quella situazione che oggi possiamo vedere.